Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Squadbusters finalmente per sbloccare un nuovo personaggio. Sto facendo veramente tanta fatica a sbloccare gli orbs, che sono appunto quella cosa che ci permette di sbloccare nuovi personaggi, e oggi andremo a sbloccare Bea, come vi avevo già spoilerato nel video di ieri, dove siamo andati a maxare e a sbloccare la skin della strega. Quindi ci andiamo a prendere Bea, ragazzi, tra l'altro avrebbe una skin spettacolare, ma non credo arriveremo mai a sbloccarla in questo periodo di prova. Tra l'altro ragazzi, sta per finire il periodo di prova, non si sa come e quando tornerà il gioco, in che versione, se in una versione ancora di closed beta, se in una versione di beta aperta dove magari anche molti di voi potranno riuscire a scaricarlo, da vedere. Speriamo bene ragazzi, perché a me il gioco è piaciuto davvero tanto. Comunque oggi speriamo di beccarci Bea, perché se avete visto il video l'altro giorno siamo stati un po' sfigati e non siamo riusciti a trovare la strega maxata. Ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare il gioco, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Nei prossimi giorni, se non forse anche già domani, uscirà un mio video conclusivo sui miei pensieri, su cosa credo che poi faranno col gioco, e vediamo un po' quello che accadrà. Detto questo, vediamo un pochettino, subito, stavolta siamo stati fortunati. Allora, perché ho preso Bea? Cioè, perché ho scelto di sbloccare Bea e non Nita? Che comunque, ragazzi, Nita è tanta roba. Allora, innanzitutto perché volevo un brawler da lontano, perché Colt è forte ma non mi fa impazzire, vi dico la verità. E poi perché Bea in questa... raga, me ne ho più un'altra. Facciamo solo Bea. Facciamo tipo solo Bea. Che però mi sa fa fatica anche contro questi bot. Sì, fa fatica anche contro questi bot. Allora, no, raga. Oddio, pensavo fosse uno. Pensavo fosse un avversario. Oh mio Dio. Vedete? Sblocca l'abilità. Andando a prendere praticamente quegli alberelli, tra virgolette, sbloccate quell'abilità. Molto... Oddio, quello ha piazzato il cannone. Guardate che le api le sta annettando. No, raga, c'è qualcun altro. No, no, vattene. Oh mio Dio, il cannone. Raga, pure il cannone le fa fuori facilmente. No, il raga, ma c'avevo solo Goblin, Medico e Bea. C'è uno schifo allucinante. Cioè, non ho brawler con cui attaccare. Benissimo. Tra l'altro il gioco sta andando leggermente a scatti, ma credo sia il mio tablet. Così, a caso, il mio tablet ha deciso che vuole dare problemi. Va bene, allora, noi abbiamo queste apette incredibili. Vediamo se possiamo prenderne tipo un altro. Perché abbiamo comunque la doppia Bea adesso, regà. Perché abbiamo la doppia Bea, ci siamo fatti fuori il Goblin, quello lì furtivo, che ci dà una marea di robettina, come avete visto. Regà, c'ho bisogno... Ah, ma sono già finite. Ah, però finisce dopo un po' l'effetto, giustamente. Regà, non sto trovando tank. Non sto trovando incredibilmente tank. Cioè, non so che dirvi. Non sto trovando tank. Una Shelly, un Barbaro, un El Primo. Cioè, ce ne sono, Re Barbaro. Cioè, ce ne sono di brawler. Niente! Ma che è? Non c'ho neanche i reroll. Io per quello ieri vi dicevo, nel video ieri vi dicevo, secondo me dovrebbero aggiungere i reroll. Perché... quando sblocchi tanti brawler, poi fare una squadra bilanciata è difficilissimo. Vabbè. Comunque, come vi ho detto, siamo in closed beta, quindi sicuramente cambieranno un sacco di cose. Sicuramente andranno a ritoccare queste cose per bilanciare effettivamente il gioco, perché comunque il gioco va bilanciato. Anche alcune truppe che secondo me sono un po' troppo forti, altre che sono magari un pochettino troppo scarse. Ce n'è da lavoro da fare, ma questo Supercell lo sa perfettamente. Infatti quando ci hanno dato la possibilità di scaricare il gioco ce l'hanno ovviamente detto. Tralasciando il fatto che essendo in closed beta io mi aspettavo molti più problemi, ma il gioco funziona in realtà già molto bene, Il gioco funziona molto molto bene per essere in closed beta comunque. Allora, io comunque devo cercare di prendere più truppettine possibili. Cerchiamo di far fuori anche questo, se almeno ci possiamo aprire un'altra cassa. Vediamo un pochettino. Vabbè, ci prendiamo Greg, raga. Almeno ci proviamo a fare un po' di alberi, che ho visto al centro c'erano ancora un po' di alberi. Ci possiamo riprendere un'abilità di Bea, che comunque abbiamo visto essere molto comoda. Ecco qui l'alberello di cui vi parlavo poco fa. Frizziamo tutto, signori. Vediamo cosa si può fare. Lui ha attivato la furia. Raga, l'ho fatto fuori. Ma purtroppo ci ha pushato un altro. Come avete visto. Sono rimasto solo col medikit. Sì, col medikit. Vabbè. Avete capito? Col medico. Cerco di prendermi le gemme. Raga, ma giusto per concludere la partita con un bel po' di gemme. Tanto mancano poco più di 20 secondi. Lui sicuramente mi starà continuando a cercare, tipo un botto, vabbè. Chiaramente io cerco di scappare come riesco, ma... potrebbe raggiungermi.
Potrebbe raggiungere. Potrebbe anche lasciarmi stare, perché tanto ormai ha vinto. E non so neanche se fa in tempo a uccidermi. Perfetto, perfetto. Raga, Bea comunque secondo me è un ottimo personaggio. Cioè, prima quel duello, ok, che poi sono morte, ma perché è arrivato il terzo incomodo, ovvero un terzo avversario. Secondo me l'abbiamo fatto anche e soprattutto grazie a lei, che veramente una doppia così, grazie anche all'abilità, devastante. Abbiamo fatto due quest addirittura, quindi un botto di punti e esperienza per noi. I biglietti, raga. I biglietti, ragazzi. I biglietti e l'elisir che andiamo a dare ovviamente a Bea. La potenziamo pure perché ci dovrebbe bastare per prenderla e portarla al 3. Eccola qui, raga. Eccola qui, ci andiamo a prendere ovviamente anche la sua emote. Raga, adesso inizia ad avere un bel po' di ticket qui, vediamo un pochettino. Però non ci sono due skin incredibili. Vedo un attimino se poi nei prossimi giorni escono delle skin un po' migliori. Anche se però mi sa che sto video esce l'ultimo giorno di Closed Beta in cui posso giocare. Quindi poi i prossimi contenuti che vedrete ovviamente sono tutti preregistrati. Raga, hanno dato 180 di elisir al Goblin. Ma mi puoi dare 180 di elisir al Goblin? Oddio, no, non 180, quanto gli hanno dato? Non c'ho neanche l'oro per potenziarlo. Cioè, lo posso portare talmente in alto che non ho neanche l'oro per potenziarlo. Quanto mi costa però? Tanto le gemme, raga, poi ovviamente non ci faccio più nulla. Quindi le posso anche andare a 8. Vabbè, l'oro, raga, non costa veramente nulla. L'oro, ragazzi, non costa veramente nulla. Perché, per esempio, invece l'elisir non lo puoi neanche proprio shoppare. Mi sa neanche gli orbs. Oppure gli orbs sì, però 1000. Mamma mia, raga, troppo. Gli orbs costano un sacco. Oh, proviamo. Vediamo un attimino che succede. Se riusciamo a trovarne un'altra di Bea, mi piacerebbe. Mi piacerebbe riuscire a giocare di nuovo con Bea. Però questa volta con qualche tank in più, gioco. Dammi qualche tank in più. Ok, beh, ce la prendiamo, chiaramente. Va benissimo. Adesso anche a livello 3, tra l'altro, quindi sarà ancora più forte. Ma voglio poi provarla con qualche tank, con un team, insomma, che gli si addica di più. Anche perché comunque la doppia Bea era devastante con l'abilità. Però, come hai visto, l'abilità dopo un po' termina. Cioè, non è che la puoi tenere per sempre, no? Quindi... ecco, magari due mi sembrano un po' esagerate. Ecco, ci prendiamo Shelly. Anche se però Greg era buono, però ho paura di finire come prima, che poi non siamo più riusciti a trovare nessun tank e poi abbiamo fatto fatica a giocare. Quindi va bene anche così. Va assolutamente bene anche così. Ci farmiamo comunque sia ancora un po' di monetine, così ci possiamo aprire un'altra chest. Ce lo prendiamo adesso, Greg. Ce lo prendiamo adesso. Va benissimo, va benissimo. Ora diciamo che non mi servono più brawler per farmare o per fare altre cose, ma vado proprio direttamente a prendere tank. Anche perché tanto da lontano ci pensa Bea, per farmare ci pensa Greg e la paura va via. E scacciamo ogni tipo di paura. Allora, ci stiamo facendo anche un bel po' di poteri della velocità. Questo ovviamente può tornarci comodo, soprattutto per scappare da quelli che hanno più personaggi di noi. No, vabbè, raga, con che cattiveria è arrivato questo qui? Mi ha fatto fuori Bea. No, vabbè, raga, cioè... lo uso anch'io il ghiaccio. Pensavo mi bastasse scappare così e basta, invece. No, raga, ma c'è anche altra gente. No, vabbè. Sì, vabbè. Un altro. 10 persone siamo in queste lobby. Uno ero io, delle altre 9, 3 me le sono ritrovate addosso a pusharmi. Perfetto. Devo dire, a dir poco, perfetto. Comunque, raga, top. Bea, veramente personaggio top. Ora vedo in questi ultimi giorni in cui sto giocando se riesco a sbloccare qualche altro personaggio. Perché io, raga, sto registrando il 14. Quindi ho ancora un paio di giorni per sbloccare cose e portarvi altri contenuti. E poi, appunto, farò quel video conclusivo. Continuate a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un bel mi piace per supportare il video. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto per non perdervi i prossimi video e le prossime novità. Tra l'altro, che cosa posso fare? Ah, ma lo potevo potenziare ancora, raga. Non ci ho neanche fatto caso. Tra l'altro ho speso quasi tutte le gemme, ma abbiamo maxato anche il Goblin, quindi altra truppa maxata. LOL. Veramente LOL. Detto questo, ragazzi, per me è tutto. Ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!